Bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo qua sarà un haul, che devo dire questo tipo di video era tantissimo che non bazzicava sul canale, perché era tantissimo che non riuscivo ad avere quel pomeriggio per riuscire a svaligiare qualche negozio. Svaligiare proprio no, però diciamo che i miei danni sono stati compiuti. Allora, in questo video vedrete sia prodotti make-up e soltanto due prodotti skincare, quindi direi di cominciare subito da questi due, perché sono due soli e quindi le altre cose sono più importanti e secondo me molto più belle. Voglio scusarmi per la luce, ma fuori c'è una di quelle giornate dove c'è il cielo che sembra di essere all'inferno perché è tutto nero e c'è il sole come tanto spunta, però è veramente bruttissima. Vi giuro che la luce artificiale rende molto di più e è molto molto più bella. Prima cosa di skincare è questa acqua micellare della Garnier Skin Active per peli normale o miste, strucca, purifica e opacizza senza risciacquo, viso, occhi e labbra. Allora, io ho provato soltanto quella rosa, che ho terminato finalmente perché sono boccettoni interminabili, e mi sono trovata veramente veramente bene, soltanto che il problema della mia lucidità nella zona T continuava a esserci. Con questa devo dire che ce n'è molto 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 meno. Io risciacquo sempre perché mi pulisco sempre il viso con un gel detergente, però anche se io non lo risciacquo non mi lascia l'alone di unto e nessun tipo di fastidio al viso, quindi è molto molto valida. Costa all'incirca sulle 3 euro, 4 euro e qualcosa, però sono 400 ml, quindi secondo me è una spesa ben fatta. Il secondo prodotto che l'ho preso perché ero alla ricerca disperata di un gel contorno occhi è questo gel qua della Vivi Verde, crema contorno occhi rivitalizzante e protettiva per pelli mature. Purtroppo la Vivi Verde non fa il gel per gel contorno occhi per giovani, ma va bene così. Allora, il tubicino è questo. Io l'ho utilizzato per 2 settimane di fila, mattina e sera, prima di truccarmi la mattina dopo essermi struccata la sera. Non è cambiato niente. Voi sapete che io soffro di insonnia, quindi le mie ore notturne di sonno sono molto più basse rispetto a quelle di una persona che dorme normalmente, quindi ho continuamente le pesche, mi sento proprio l'occhio stanco e affaticato, e no, questo non mi ha cambiato minimamente niente. So che per alcune persone 2 settimane sono poche per testare un prodotto, quindi li riprenderò a usarlo, gli darò un'altra chance, però se alla fine del tubetto vedo che non ha fatto niente, di certo non ricomprerò. Passiamo alle cosine make-up. Allora, cominciamo da quelle più economiche. Più economiche perché ci sono anche cosine che hanno prezzi molto molto, cioè non molto molto alti, però abbastanza alti. Cominciamo dalla Wycon. Sono stata alla Wycon il giorno prima, o addirittura il giorno stesso di Halloween, perché dovevo comprarmi 2 cose all'ultimo e che mi erano venuto in mente un trucco flash da farmi per Halloween. E ho comprato questa tinta labbra qua, che è quella nera. Il numero ve lo dico, ma tanto la riconosco subito, è la 34. È nera, cioè non ce ne sono altre simili. E l'ho presa perché volevo darle una chance. Allora, messa da sola non copre niente. Messa con sotto una matita nera, fatto il contorno labbra a modino, se vi ci mettete con impegno fa la sua figura, mentre non è come tutte quelle altre che ho, che le metto una o due passate e è subito coprente e pieno il colore. Questa no, ma l'avevo già letto qualche recensione che le tinte, che i colori più particolari delle tinte Wycon erano, diciamo, non difettose, però un po' rognose, sì. E quindi niente, io non l'ho messa per Halloween furbamente perché sono andata a Lorenzana e quindi bisognava mangiare panini, ok, e non avevo voglia di mettermi lì con lo specchietto e toccarmi il rossetto, proprio non mi sono messa il rossetto per Halloween, quindi. Però avrò sicuramente qualche altra occasione per sfruttarla. E il costo delle tinte è sempre sulle 6 euro e qualcosa. Ho comprato queste ciglia finte qua, che invece ho utilizzato, e sono le Natural Effect 04, con la colla inclusa, ma ho utilizzato la mia colla amatissima di Wycon. E niente, hanno l'attaccatura invisibile, quindi è molto morbida, sono facili da applicare, anche se io ci metto sempre 3/4 d'ora per mettermi le ciglia finte, ma questo è un deficit mio. E anche queste le ho pagate sulle 6,40 euro, 6,50 euro, comunque non tantissimo, però
non economiche come quelle che compriamo su internet, per esempio. Però la differenza non lo so, io ho già provato delle ciglia finte di Kiko e le avevo amate, queste qua di Wacom, infatti voglio prendere anche ciuffetti piccoli perché mi piace proprio l'attaccatura così sottile che non la senti sull'occhio, quindi sono molto valide. Passiamo alla Avon, chi è presentatrice rossa, ogni tot vengono fatte delle riunioni e viene fatta una specie di tombola. E io e mia nonna abbiamo vinto un rossetto, ed è il rossetto della Avon 2, della linea Matte, ed è il Marvelous Mocha, che è quello che ho io addosso ora sulle labbra. E secondo me, li ho provati anche accanto, è un dupe di Waffle, questo però è leggermente più scuro, più caldo come colore, però sono abbastanza simili, però come texture continuo a preferire Waffle, perché questo sì è opaco, però è sempre troppo morbido per quanto mi riguarda. È vero che dura, perché io ci bevo, le già bevuto una volta una tisana con questo, con la cannuccia non attaccata alla tazza, però comunque il colore c'era. Con Waffle, anche se mangi una cotoletta fritta, rimane, perché i colori della Mulac rimangono, si incollano le labbra, però costa 5,95 euro sul catalogo, mi sembra di aver visto. Se volete un rossettino matte nude, secondo me questa è la colorazione perfetta, è veramente veramente bello. Poi dall'anteprima invece mi sono fatta prendere tramite nonna, perché non volevo aspettare che uscisse sul catalogo e tutto di pagarlo 10 euro e rotti quanto costava appena messo sul catalogo. Mi sono fatta prendere l'Avon True Color Climbing Effects Mattifying Foundation, perché cercavo un fondotinta opacizzante e nuovo, perché sto finendo i miei e ne volevo uno. Allora, la pecca qual è? Che ho preso una colorazione troppo chiara, perché ho preso la colorazione Ivory o Ivory, come si pronuncia, non lo so, ed è questa. Allora, è vero che io sono un po' una mozzarella e con questa luce lo sembro ancora di più, però vi giuro che non sono così bianca. Devo dire che lo stacco, cioè dal colore del resto del mio corpo al viso e collo, si vede ma non così tanto. Perché se io ci metto anche soltanto una goccia di fondotinta liquido che sto usando adesso della Essence, che è un, penso, mezzo tono più scuro, perché poi non c'è tanta differenza, è il mio colore perfetto. Quindi continuerò a comprare fondotinta dell'Essence per mischiarlo a questo, perché mi piace veramente tanto, mattifica all'istante la pelle, resta sul viso, non ti senti il viso appesantito, appiccicoso, e dura veramente un'infinità, ma veramente un'infinità. Questo qua sarà il mio nuovo fondotinta della vita, perché a parte la correzione un po' chiara, però vi ho detto, col giochino della goccia sistemo tutto, è un fondotinta veramente veramente buono. Passiamo al mio amore, che è NYX Cosmetics. Sono stata giorni e giorni a rimuginare sulla collezione, quella che è uscita sugli alieni, che non mi ricordo assolutamente il nome, abbiate pietà di me, e mi ero innamorata di due prodotti che poi alla fine ho preso. Allora, il primo sicuramente, vi do 3 secondi per indovinarlo, è Newton, ovvero l'illuminante. Allora, io ce l'ho anche addosso, non so quanto si possa vedere, perché con queste luci si vedrà pochissimo, però ora mi casca, è lui. Cioè, è qualcosa di assurdo. Io lo uso sia come illuminante, sia come ombretto nell'angolo interno dell'occhio, ossia proprio come ombretto puro, bagnato. È qualcosa di assurdo. E questo qui, essendo un illuminante, un ombretto vero e proprio sul sito, l'ho pagato, mi sembra, 5,20 anziché 4,80, che è il prezzo degli ombretti, però ne vale tutti. Li vale tutti quei soldi spesi. Mi sono presa lei, che è Experiment, ed è la pastello Lab, di questo color malva chiaro, molto 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 bella, che fa da rossetto. Io sto riscontrando quella che avevo già riscontrato, che le pastello labbra della Neve fanno da rossetto. Inutile voler contrastare questa opinione, fanno da rossetto perché durano, la stesura è omogenea, non lasciano le righine che a volte lasciano le matite, sono confortevolissime e quindi io le adoro. E poi in omaggio mi hanno mandato questa matitina qua, che non mi ricordo assolutamente il nome. È Zaffiro, che è questo blu sparaflesciato
elettrico, super super bello, che io mi stavo lamentando che non ho matite blu occhi e puntualmente mi è arrivata lei, quindi o neve ha un collegamento con il mio cervello oppure è stato il caso. L'ultima cosa della neve è stata una cosa che si è comprata mia madre, che si è comprata la Scurissimi, che è una palette che io e lei bevevamo da tanto. E perché l'ha presa? Perché stava cercando delle colorazioni in cialda singola da prendersi, però tutte quelle che aveva scelto erano in una palette, quindi alla fine ha fatto uno sforzo, ha speso quei 2 € in più e ha preso la palette. Allora, tutte la conoscerete, però ve la faccio rivedere perché è stupenda. Cioè, è veramente fantastica questo rosso. Questo rosso cos'è di bello? Passiamo a delle pazzie che ha fatto mia madre, che adesso capirete perché amo così tanto mia madre. È andata a Milano con Babbo perché ci vanno a fare delle commissioni. Si è fermata da Rinascente alla MAC. Allora, a parte si è ricordata che io nominavo sempre un pennello che è il 217, che è quello perfetto per sfumare tutti i tipi di sfumature, e lo amo, lo bramo da tantissimo. Ed ecco qua il mio pennello 217. Lo conoscete tutti, è quello per sfumare abbastanza cicciottello, 25 € di pennello, parliamone quanto mi può amare mamma, e quindi niente, me lo sono preso, ed è il mio pennello preferito, non ne sono gelosa, tanto gelosa, però è bellissimo. Poi dal nulla si è comprata 2 rossetti, 2 matte ovviamente, sono Stone, che l'ho odiata perché lo amo, e Sin, che l'ho odiata perché amo anche lui. Stone è questo colore qua grigio che a me mi ricorda vagamente Vanguard, non è proprio uguale anche perché Vanguard è un tono diverso e è molto molto più chiaro, però non lo so, sulle labbra mi dà l'impressione di un colore tipo Vanguard ed è bellissimo, è difficilissimo da usare, cioè da abbinare secondo me, però lei anche in questo ci riesce, se lo mette senza problemi è peggio di me, quindi Stone è entrato in casa nostra. E Sin, che vabbè lo conosce tutti, è questo colore marrone e violaceo scurissimo, favoloso, cioè non si può non avere in una collezione matte il Ruby Woo e Sin. Lei voleva Diva ma era spazzolata, quindi ha preso Sin, giustamente, non poteva non tornare a casa senza il secondo rossetto MAC. Quindi questi qua erano tutti i danni make-up posi che ho fatto nelle ultime 2 settimane? Sì, perché finalmente ho trovato il tempo di non studiare e andare a fare giri per i negozi, vi giuro sono esausta, so che il canale sta scemando di video, però vi giuro, non c'è giorno che io non passi sui libri e sono devastata, sono sfatta. E oggi ho questa mezz'oretta di tempo per girare questo video. Spero di avere tempo di per poterne girare altri. E quindi mi scuso, ma chi è in quinta o chi c'è passato prima di me saprà capire. Me mi sto pentendo di aver scelto il liceo, ma me ne sto pentendo amaramente. Quindi niente, vi smetto di rincoglionirvi con i discorsi sulla maturità e sullo studio che tanto non mi interessano e non è bello stressare anche voi. E niente, poi sapere di queste cose, avete provato qualcosa o se volete qualche consiglio, oppure se avete dei prodottini MAC, Neve, Avon che volete consigliarmi, sapete che consigli accetto molto molto volentieri. E quindi niente, un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!